Benvenuti nel canale Spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, ha lasciato questo mondo l'8 agosto del 2022. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Leggiamo. Olivia Newton-John, la Sandy di Grease, ha lasciato questo mondo la mattina dell'8 agosto del 2022. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Leggiamo all'interno. Leggi anche, Johnny Sterling, chi è il marito di Olivia Newton-John? Età, matrimonio, figli, lavoro, foto, Instagram Olivia Newton-John vita privata, chi è suo marito attuale e l'ex? Si chiama Johnny Sterling il marito di Olivia Newton-John, l'amatissima attrice di Grease che è venuta a mancare l'8 agosto 2022 a causa di un cancro al seno. L'uomo è nato a Charlotte, nella Carolina del Nord, il 10 aprile del 1952, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. E Sterling ha dunque 70 anni d'età, 3 anni più giovane, dunque, della moglie Olivia, venuta a mancare nella mattina di lunedì 8 agosto 2022. Johnny Sterling e Olivia Newton-John sono convolati a nozze nel 2008, anche se si conoscevano già da qualche anno, 10 per l'esattezza. La coppia ha scelto di celebrare un matrimonio davvero singolare con due cerimonie distinte. La prima cerimonia è stata celebrata secondo un rito tradizionale inca, nella data del 21 giugno 2008, mentre la seconda, sempre nello stesso anno e nello stesso mese di giugno, ma questa volta in 30. La location scelta dalla coppia per il secondo rito è stata una spiaggia della Florida. Johnny Sterling e sua moglie foto da Instagram. Sterling è un imprenditore e ambientalista, cofondatore di un'azienda che si occupa dell'importazione negli Stati Uniti di erbe curative dalla foresta amazzonica. Tuttora l'uomo ricopre il ruolo di CEO della società. Precedentemente, l'attrice e cantante Olivia Newton-John è stata sposata con l'attore Matt Lattanzi, negli anni che vanno dal 1984 al 1995. Matt, il suo ex marito, è noto, oltre che per essere stato unito in matrimonio con la celebre Olivia Newton-John, anche per aver recitato in film come My Tutor e la soap opera Paradise Beach. Aveva figli? Dove viveva? Tutto sull'attrice di Grease. Appena morta la coppia Johnny Sterling e Olivia Newton-John non ha avuto figli. Olivia, però, aveva avuto una figlia nella sua precedente unione con il suo ex marito, l'attore e ballerino statunitense Matt Lattanzi. La figlia di Olivia si chiama Chloe Rose Lattanzi ed è una cantante e attrice americana. La giovane donna ha 36 anni d'età, infatti è nata il 17 gennaio del 1986, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Vediamo la giovane Chloe in una foto con la mamma Olivia Newton-John, qui di seguito. Chiocciola Chloe Lattanzi Official. La celebre attrice, interprete del personaggio di Sandy nella pellicola musicale di Grease, dopo aver trascorso buona parte della sua vita nella città australiana di Melbourne, nel 2009 si è poi trasferita in una magnifica e lussuosissima villa da 4 milioni di dollari in Florida. Tuttavia, l'attrice e cantante di The Physical, una delle sue canzoni più famose, ha trascorso gli ultimi anni in un ranch in California. Vi lasciamo, qui di seguito, un altro contributo della cantante, un suo video musicale. Seguite DONNAPOP su Instagram. Cliccate qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!